Ben trovati a tutti, martedì 17 ottobre, nuova puntata, nuovo approfondimento e non potevamo che ritornare sul tema più caldo del momento, la questione della guerra in Palestina, una serie di notizie che si susseguono, fatti molto contraddittori, l'arrivo nella regione, di Joe Biden. E lo facciamo con un ospite graditissimo, un ritorna dopo un po' di tempo che non ci vedevamo. Grazie per essere con noi, Paolo Borgognone. Grazie a voi, buongiorno, ciao Paolo, mi sentite? Sì, ti sento. Perfetto, perfetto, Ti sento grazie, forte e chiaro, ma non ti grazie vedo, non a te. ti vedo, ora ti Eccomi, vedo. eccomi. Ecco Paolo, allora quest'oggi appunto è arrivato nella regione Joe Biden. Abbiamo cercato in questi giorni di approfondire, di provare a scremare tutte le informazioni che stanno girando e sono tante, a partire dalla contraddittorietà di ciò che è avvenuto in quell'area, appunto l'area più monitorata del mondo, più controllata, ma come al solito a livello di informazione si fa lo stesso giochetto di sempre che abbiamo visto nel febbraio del 2022 in Ucraina, cioè si dimentica tutta la prima parte del film, ma forse molte altre parti del film, facendo partire tutto da questo attacco terroristico, come è stato presentato, inopinato nei confronti di Israele, che sarebbe lì a bocce ferme, quando appunto la realtà è che abbiamo un paese, la Palestina, occupato militarmente con pulizia etnica dal 1947, con fatti di sangue, guerre che si susseguono a ripetizione e dei grandi lager a cielo aperto che sono Gaza, completamente chiuso da tutte le parti, in cui vivono 2,4 milioni di abitanti, la Cisgiordania chiusa da mura lunghe 730 chilometri e da coloni israeliani che si insedono in tutta l'area portando via, diciamo, le sorgenti della vita, sostanzialmente acqua, terreni fertili e quant'altro. Quindi è una situazione disperata, quella dei palestinesi, è una situazione che ovviamente ora è sull'orlo di un'esplosione, di una conflagrazione che potrebbe andare molto oltre i confini di quel territorio. Tu come la vedi, Paolo? Ma allora, questo scenario è parte della quella che chiamiamo guerra di interesse mondiale, no? Guerra sulla vasta scala che ha conosciuto una escalation già nel febbraio 2022 con il conflitto russo-ucraino, che era una fase, e adesso arriva questa fase medio orientale, una fase che comunque era largamente già prevedibile, perché quell'area è sempre stata oggetto di un contenzioso, di una guerra di occupazione, una guerra coloniale vecchio stile che viene condotta con metodi diciamo brutali, per usare un eufemismo, e dove i palestinesi ormai sono chiusi in sorta di ghetti, non possono più neanche quasi muoversi, soprattutto quelli della striscia di Gaza, vessati, costretti a condizioni di vita a dir poco pessime, e chiaramente c'è stata una ribellione che è stata programmata da tempo. E quest'atto di forza di Hamas, poi se volete dopo parliamo anche di Hamas, cos'è e perché utilizza questi metodi, eccetera. E bene, quest'atto di forza è stato, secondo me, attuato per realizzare la cattura di ostaggi da poter poi scambiare con i detenuti politici, detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Secondo me questo è stato uno dei motivi, ecco, che ha portato a questo atto di forza. Però naturalmente questo va contestualizzato nell'ambito di una guerra che ormai dura dal 1947 in quell'area, dove ci sono stati anche dei momenti di escalation, di de-escalation, ma soprattutto dove ci sono state delle risoluzioni dell'ONU che parlano molto chiaro
ma che sono state completamente ignorate da Israele, che ancora oggi esercita il ruolo di potenza coloniale nei confronti della Palestina. Della Palestina rimane ormai ben poco, perché la West Bank, la Cisgiordania, no? Ormai è un territorio largamente colonizzato, anche se in teoria e in pratica dovrebbe essere, deve essere parte di uno Stato indipendente, e invece viene colonizzato. No, ormai è diventato, se tu prendi una cartina della Cisgiordania, una cartina demografica, vedi che è come un formaggio una groviera, un formaggio a buchi, dove i buchi rappresentano gli insediamenti dei coloni israeliani, che non Certo, dovrebbero essere lì. Per quanto certo. riguarda la striscia di Gaza, invece, è appunto un luogo infernale, dove mancano i servizi essenziali, perché sono completamente in mano agli israeliani, che con questo governo, soprattutto che hanno adesso, decidono di erogarli a meno a seconda di quanto vogliono mettere pressione o no su quel territorio. In più, abbiamo assistito a dei bombardamenti che durano ormai da una settimana su tutta la striscia di Gaza. Sono state sganciate più bombe in una settimana sulla striscia di Gaza da parte degli israeliani, e ricordiamo che la striscia di Gaza è un territorio molto piccolo e densamente abitato, 2,5 milioni di persone, di cui la metà bambini, una percentuale di popolazione giovane elevatissima, e situata su un territorio molto ristretto, con una densità abitativa di 6.500 persone per chilometro quadrato, Forse la tantissimo. più alta al mondo, La più alta al probabilmente. mondo. Sono state sganciate 6.000 bombe, più di quanto la Russia non ne abbia sganciate sull'Ucraina, che è un territorio molto più vasto e molto meno densamente popolato, in un anno di guerra, in un È anno di escalation. incredibile. È E incredibile, scusa. sono stati uccisi già 2.700 abitanti di Gaza, 2008, dai 2008, ufficialmente 2008. ogni giorno di più, e ne saranno ancora uccisi purtroppo se continua Certo. così. Dico di più, moltissimi di questi, centinaia di questi, erano bambini. Però il presidente israeliano, Isaac Herzog, in una conferenza stampa ha detto che tanto non ci sono civili innocenti a Gaza. Dunque anche i bambini sono in qualche modo colpevoli e si possono giustiziare. Sono state utilizzate armi, secondo alcune testimonianze attendibili anche dei video, con il fosforo bianco, che è un'arma illegale, che distrugge e brucia tutto ciò che incontra sulla sua strada. E in più c'è questa ambizione israeliana di voler invadere la striscia di Gaza. Ma un'invasione è un'invasione di uno Stato straniero a tutti gli effetti. Naturalmente ci sono c'è un tentativo comunque anche di mediazione da parte di potenze mondiali importanti come la Russia e la Cina, e poi c'è un deterrente che è probabilmente rappresentato dalla minaccia di intervento iraniano. L'Iran ha annunciato che interverrà nel conflitto laddove la striscia di Gaza dovesse essere invasa. Una precisazione importante, secondo me, da fare è che dietro questo attacco a Israele da parte di Hamas non c'è l'Iran. L'Iran non finanzia Hamas. L'Iran non c'entra nulla con Hamas. Hanno anche idee molto diverse dal punto di vista politico-ideologico. Dietro Hamas c'è il Qatar e c'è la Turchia. Dunque penso che si sia la Turchia anche dietro a questo tipo di operazione. Questo Ecco perché? Paolo, ci arriviamo, andiamoci per gradi, perché qui Sì. appunto ci sono molte cose che vanno capite bene e vanno un po' spiegate anche ai nostri ascoltatori. Hai perfettamente inquadrato la situazione, giustamente anche dicendo che Israele appunto si muove con delle modalità completamente fuori da ogni tipo di consesso internazionale, ecco, a un livello di violenza che appunto l'abbiamo visto nel caso ucraino,
tra Russia e Ucraina è stato immediatamente denunciato. Si parlava di stragi, ricorderai Bucha, tutti questi casi dove numeri enormemente minori di persone avevano fatto esplodere il mondo, fermare, vergogna, assolutamente bloccare tutto. Qui in questo caso abbiamo quegli stessi commentatori che si stracciano le vesti per i barconi e quant'altro, per i morti in tutte le stragi, che addirittura applaudono a tutto questo, accettano nella Certo. maniera più felice tutto ciò che proviene come un regalo, una manna dal cielo. Ebbene, dietro, tu hai detto giustamente, non c'è nessuno, non c'è, o almeno quello che è stato additato. Dietro i palestinesi, la resistenza palestinese. Ma non ti sembra un po' sospetto? Ne abbiamo parlato che certo possa essere genuina questa cosa perché sono delle condizioni disumane, incredibili da poter raccontare per chi ha visto quei territori, per quello che ci arriva e tutto. Ma non ti sembra che da parte di Israele ci sia stato in qualche modo un lasciar fare? Un lasciar procedere in modo da avere poi la giustificazione morale, l'abbrivio per poi partire con quell'operazione gigantesca militare che sta mettendo in piedi e addirittura costruendo anche dei casi come i famosi 40 bambini, no? Che sono diventati il casus belli, brandito davanti a tutto il mondo, però senza vedere nulla. È bastata la parola, è bastato il racconto di Israele e di quell'enorme stuolo di gazzettieri che vanno dietro a tutto ciò che proviene da lì e che è servito come giustificazione per scatenare quella tempesta di fuoco che si è abbattuta in una maniera violentissima e che probabilmente continuerà in maniera ancora più forte. Ma sono tornati anche gli attentati islamici in Europa, no? Certo, È dal certo. 2016 che non se ne vedevano più, e Sì. poi sono tornati ad hoc, ma serve sempre, cioè serve un pretesto di legittimazione per la guerra. E laddove il pretesto serve, il pretesto si costruisce, il nemico viene modulato secondo l'interesse del potere dominante, anche l'individuazione di un nemico, la sua costruzione. Nel 2020-21 erano gli Untori, Novax, poi sono diventati i russi, i filorussi, adesso gli islamici genericamente intesi, tanto chi se ne frega, la gente non sa, per cui tutti gli arabi sono musulmani, tutti i musulmani sono arabi, si mischiano le cose, si mischiano i concetti. E Allora, sono tutti terroristi, se tu tutti terrorista, no, terroristi. ma sai che c'è gente che pensa che i turchi siano arabi perché sono musulmani e gli iraniani siano arabi perché sono musulmani? Cioè, c'è gente che pensa che gli iraniani e i turchi siano arabi. Certo. Ma L'ignoranza che. purtroppo regna sovrana, propalata dai mezzi di Sì, informazione. ovvio, no, ma guarda che la stessa religione musulmana al suo interno è piena zeppa di confessioni diverse, i drusi, gli sciiti, gli alawiti, i sunniti, solo per dire, Wahhabiti, ce n'è wahhabiti, salafiti, cioè ma anche una all'interno della scuola pletora. sunnita ci sono tantissime sfaccettature, tantissime Certo, parti. il sufismo, Certo. l'Islam politico, no? Hamas è la filiale palestinese dei fratelli musulmani, che con l'Iran non c'entrano niente. E neanche Anzi, con Hezbollah che no, sono perché appunto la Hezbollah è grande. sciita. Hezbollah Certo. poi un partito, ormai è un partito che si è prettamente laicizzato, anche un partito ormai nazionale, no? Si è laicizzato, non ha un approccio diverso, un approccio più internazionalista, no? Però è un partito che nasce all'interno della componente sciita della panorama Del Libano, libanese. sì. E ha un ruolo istituzionale anche, tra l'altro. Certo, infatti Quindi. c'è stato un processo di istituzionalizzazione, pur preservando la sua forza di resistenza, che è una forza di resistenza non infiltrata. Ecco, quando si parla di infiltrazioni non infiltrate, Hezbollah non è infiltrato e si è preservato integro. Hamas è un partito sunnita, legato ai fratelli musulmani, che sono i rappresentanti dell'Islam politico e che sono affini
al partito al potere in Turchia, il partito Giustizia e Sviluppo di HPP di Erdogan. Quando si parla di mondo musulmano dal punto di vista anche politico, si deve sapere che Khomeini e i Fratelli Musulmani fecero un accordo all'inizio degli anni Ottanta, dove ognuno gestiva la propria zona di influenza senza no, farsi le scarpe l'un l'altro. Ma sono due cose molto diverse. Gli iraniani sono sciiti, e i Fratelli Musulmani sono sunniti. Hanno avuto anche dei contenziosi. Quelle cosiddette primavere arabe, c'è stata una sorta di guerra tra sciiti e sunniti. Beh, va avanti dai tempi di Maometto, la famosa Certo, fitna. però c'è stata lì un nuovo impulso, un'accelerazione. Certo, Poi ci sono stati dei certo. momenti in cui, ad esempio, adesso Hamas è tornata a combattere contro Israele a fianco anche di Hezbollah, che ha garantito una sua presenza in caso Israele dovesse invadere Gaza. Però quando c'erano le primavere arabe, Hamas si era schierata contro Assad, pur avendo il suo quartier generale in esilio a Damasco. Certo, No, per lo dire che è ricordiamo molto. bene Khaled Meshall, lo ricordiamo bene come si Certo. comportò in quel frangente, Certo. subito rifugiato in Qatar dopo Ma anni perché? e anni. Perché dietro i Fratelli Musulmani, dietro Hamas, c'è più il Certo, Qatar, certo, che è una potenza molto legata ai Fratelli Musulmani, mentre invece l'Arabia Saudita, che poi sì, sotto sotto, però l'Arabia Saudita è contro i Fratelli Musulmani. certo. Certo. E anche se poi ha finanziato in qualche modo le rivolte, anche legate alla. Però è contro. Infatti, quando c'è stato il golpe del 2012 in Egitto, 2013, scusa, quello di Al-Sisi, che ha messo fuori legge i Fratelli Musulmani, come in Egitto sono sempre stati quasi sempre stati fuori legge i Fratelli Musulmani, tranne un breve lasso di tempo tra il 2005 e il 2012, ma tra il 2005 e il 2011 sono stati controllati, no? Legalizzati, ma sotto controllo. Poi dopo hanno preso di turno il potere, ma c'è stato questo golpe, e questo golpe ha visto favorevole l'Arabia Saudita e contrario il Qatar. Questo golpe che Certo. ha destituito Morsi, adesso è morto, no? Per dire, Morsi è morto. Il leader dei Fratelli Musulmani egiziani, che era diventato presidente egiziano nel 2012, lo è stato per un anno, questo l'ho destituito da Sì, è un Al-Sisi. ginepraio con delle variabili molto, molto difficili da Però non si comprendere. conoscono, perché c'è gente anche che ha poca dimestichezza, ma è comprensibile, È non siamo chiaro. obbligati ad avere dimestichezza con questi temi, Chiaro. però quando si dice che Hamas sta ai palestinesi come le Brigate Rosse stavano agli italiani, sbagliato questo, perché le Brigate Rosse non rappresentavano nessuno. Sì, c'era qualche simpatizzante, ma sparuti, no? Hamas rappresenta almeno il 50%, perché dei palestinesi, perché Hamas non è un'organizzazione terroristica, è un partito politico che si è Certo. presentato alle elezioni del 2006, un partito politico nato nel 1987, con interventi anche, no, israeliani, Regno Unito, Occidente, ed è nato nel 1987. Hamas è stato creato nel 1987 come filiale palestinese dei Fratelli Musulmani, per depotenziare, anche sotto impulso delle potenze che avevano questo interesse, la resistenza palestinese laica. La resistenza L'OLP, palestinese laica certo. esiste? Certo, è tutta in Esiste. Cisgiordania, l'OLP era quello sostanzialmente. Fronte Popolare, Fronte Democratico Popolare, Certo. Fronte per la Libertà, insomma, ce n'è di. Ci sono, e sono tanti. Però, detto questo, Hamas dunque nasce come partito che si propone come priorità nell'87 di islamizzare la società. Un partito dunque in linea con l'islam politico dei Fratelli Musulmani, no alla resistenza laica e sì all'islamizzazione sociale. Concentriamo più sull'islamizzazione, sempre per la storia del divide et impera, no? Poi dopo la prima intifada, 87-93, diventa invece un partito di resistenza armato. Nel 2006 si presenta alle elezioni. Ecco, se si fossero presentate alle elezioni le Brigate Rosse in Italia, avrebbero preso un pugno di voti. Hamas si presenta alle elezioni e prende il 45% dei voti e vince quelle elezioni. Per cui un partito politico di massa. Hamas significa
Harakat al-Muqawama all'Islamia, cioè movimento di resistenza islamica, nulla di più. E vince quelle elezioni, mentre al-Fatah significa movimento di liberazione palestinese, o vittoria. E al-Fatah è un partito laico. Hamas vince le elezioni e al-Fatah arriva secondo, perché al-Fatah era considerato corrotto, ormai completamente in mano alle potenze straniere, un partito praticamente in mano agli Stati Uniti e a Israele. Per cui il popolo palestinese, che non ne può più della colonizzazione e di queste condizioni di vita in cui è costretto, vota Hamas e lo vota in larga maggioranza. Poi cosa succede? Appena si insiede al governo di Hamas, fanno un ribaltone gli israeliani, rapiscono anche alcuni parlamentari di Hamas. E comincia una sorta, anche col concorso di Al-Fatah, e poi comincia una guerra civile tra Hamas e Al-Fatah che porta Hamas alla guida, al governo della striscia di Gaza, dove ha il suo bacino di elettorale e di consensi più ampio. Ma paragonare Hamas alle Brigate Rosse, dire che i palestinesi sono contrari ad Hamas perché lo vedono come un movimento terrorista, no, è sbagliato. Può essere detto in buona fede, per carità, ma è sbagliato. Perché? Perché Hamas è il legale, legittimo rappresentante del popolo palestinese che lo ha votato nel 2006, poi dopo non ci sono state più elezioni, lo ha votato democraticamente. Piaccia o no, lo ha votato democraticamente, quelle elezioni sono state democratiche. Le Brigate Rosse non sono mai presentate alle elezioni, No, ma sono figuriamoci. paragoni, Paolo, che in effetti vengono fatti a livello televisivo, ma sono appunto delle semplificazioni che non hanno nessuna Ma base sono proprio concreta, sbagliati, cioè è come se io sbagliate concettualmente e anche chiamassi proprio questo da... pizza. Ma certo, siamo alla confusione, ma del resto è il gioco che vediamo mediaticamente, lo abbiamo visto in ogni tipo di contesto, lo potremmo allargare a qualsiasi ambiente e confondono tutto. Torniamo appunto alla dinamica di quello che è avvenuto, perché appunto tu ce l'hai già detto molto bene, è una situazione disperata, disumana quella che stanno vivendo e non da ieri, ma dal 1947, è una situazione sempre, che sembra sempre più senza vie di sbocco, una situazione di abbandono anche perché tanti paesi arabi che a parole si dicono amici loro, poi al dunque li abbandonano sistematicamente ad essere macellati, quasi una macellazione rituale da parte di quello che Moshe Dayan definiva il cane idrofobo israeliano, la loro politica. Ecco, tu in questo tipo di dinamica che abbiamo cercato di descrivere, non ci vedi, come dire, anche da parte di Israele un qualcosa che è stato lasciato fare, voluto, per poter ampliare il campo anche di intervento a degli scenari che poi proveremo ad analizzare? Sono scettico su questo. Io penso che l'azione sia stata ben organizzata e abbia veramente avuto un impatto notevole. E poi, quando avrò delle prove, dei documenti che possano anche suffragare l'ipotesi della Sefer, allora sì. Però io credo che Hamas, avendo anche rivendicato quello che ha fatto, No, no, abbia no, cercato ma non metto, mi spiego di obiettivo. meglio, Paolo, non metto in discussione che Hamas o la resistenza palestinese lo abbia fatto e sia in malafede. Mi chiedo se invece da parte di Israele ci sia stata la volontà di lasciar fare e soprattutto tenendo conto che sono i territori più monitorati, più controllati del pianeta, dove appunto sparano agli uccelli, l'Iron Dome, i loro sistemi di difesa, che vi possono essere state tante falle ripetute in tanti territori, in tanti punti, no, della striscia di Gaza, che oggettivamente destano dei grossi dubbi quanto proprio a una defiance, a un buco, a un'incapacità di questo genere. Questo più che i palestinesi che abbiano manipolato, ma lì è tutto un altro discorso, proprio dalla parte israeliana, che c'è stata Sì, la volontà. c'è chi parla di una porta lasciata socchiusa, no? Esatto. E questa è un'ipotesi plausibile, ma comunque è un'ipotesi su cui ci si può confrontare ed è un'ipotesi che è stata avanzata da più parti. E sicuramente Israele è una società, quella israeliana è una società molto divisa, no?
Ashkenaziti, Sefarditi, ebrei Fascia. etiopi, ecco sì, che sono quelli trattati peggio, no? E per cui è una società che sta in piedi, si mantiene un minimo unitaria solo grazie al fatto che si compatta tante volte contro il nemico esterno. E di questo nemico esterno ha bisogno. Se non ci fosse il nemico esterno, imploderebbe. Questo me l'ha detto proprio una volta anni fa un palestinese. Poi parlavo con un palestinese e mi ha detto: guarda che Israele sta in piedi giusto perché deve compattarsi continuamente contro un nemico esterno e ha bisogno di questo nemico e cerca questo nemico. Se no, la società israeliana, se non avesse questo nemico contro cui canalizzarsi, no, si sfascerebbe, imploderebbe. Ma i risultati elettorali lo dimostrano. C'è anche una parte degli israeliani che è completamente contraria, alle azioni del proprio governo, minoritarie, sono una parte minoritaria, però ci sono, non sono tutti favorevoli. E poi ci sono questi nazionalisti etnici, questi suprematisti israeliani, questi suprematisti sionisti che con il Likud, con il partito sionista religioso e con i loro alleati minori hanno formato questo governo di estrema destra. E che agisce in questo modo. E per cui, se lo critichi, ovviamente sei un antisemita, ma cosa vuol dire? Ma ci sono degli ebrei israeliani antisionisti che sono contrari a queste politiche di guerra, queste politiche di occupazione di terre non loro, sono antisemiti anche loro? Sono antisemiti, poi semita, anche i palestinesi sono semiti. Antisemita è una definizione che non ha alcun senso in questo quadro generale, viene utilizzata per silenziare chi si oppone alle politiche coloniali dello Stato di Israele, del governo israeliano, ma non ha nessun senso, vuol dire antisemita. E secondo me in Palestina gli ebrei, i musulmani, i cristiani e tutte le confessioni minori o non minori, laterali o non laterali, legate a queste regioni hanno diritto di pregare, di riunirsi pacificamente, pubblicamente e di esercitare il loro culto. E io sono infatti per uno Stato unico di Palestina, binazionale, plurireligioso, laico, dove ognuno prega il Dio che vuole e ognuno dal punto di vista religioso fa quello che vuole nel rispetto delle regole altrui, no? Nel rispetto dello Stato di diritto e basta, e lo può fare anche pubblicamente. Sono contro lo Stato etnico, così come sono contro lo Stato religioso, sono contro lo Stato etnico. Chiaro che se si parla di stato etnico che invade un altro stato e che caccia gli abitanti da quello stato, beh, è chiaro che sono contrario, ma questo non vuol dire che abbia dei pregiudizi razziali nei confronti di nessuno, anzi, proprio perché non ho pregiudizi razziali, sono perché tutti possano vivere pacificamente in un unico stato. Tra l'altro, in Palestina, che dice queste cose, c'è ancora il Fronte Popolare, che è una forza politica laica, Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, che dice queste cose. E parla di soluzione a uno Stato, soluzione monostatuale, ma binazionale, che secondo me è la logica che è l'unica logica che può portare alla fine del conflitto. Anche Netanyahu è favorevole a questo, però la interpreta in altro modo. Dice: sì, anch'io sono per uno Stato unico, ma dove i palestinesi vadano via e questi se, o siano ammazzati. Secondo me, questa è però un'interpretazione che non, no, un po' rischiosa e anche un po'. Così, che non condivido, no, della È la soluzione dello pulizia Stato. etnica, la pulizia Ma etnica, certo, quella quella di che cui parlava Ilan condanniamo, Papé, lo esatto, che storico viene Ilan Papé condannata ha in fatto tutto un il libro con mondo. l'etnica della Palestina. Esatto, è che ti volevo invitare proprio in questo tipo di riflessione, che appunto si parla sempre di Israele come, no, l'unica democrazia del Medio Oriente, l'elemento ricorrente di ogni tipo di discorso su Israele, ma c'è questo elemento di grandissima contraddizione, appunto uno Stato che comunque uno lo voglia vedere, lo Stato ebraico, lo Stato di Israele, o è di tipo religioso, perché ebraico significa religione, o di tipo etnico-razziale. Quindi in entrambi i casi è un vulnus completo rispetto a quello che noi conosciamo come Stato moderno. Sarebbe come dire l'Italia diventa uno Stato cristiano, no? Chi accetterebbe una cosa di questo genere? Uno Stato governato da una teocrazia cristiana. Ma in Israele lo si accetta come la cosa più naturale del mondo. Non è anch'essa una contraddizione, dal tuo modo di vedere, enorme rispetto alla modernità, alla postmodernità, che viene però spacciata dalle comunità e dal mainstream, dalla grande informazione, dal pensiero dominante, come invece la cosa più naturale del mondo. Ma Israele è un paese pieno di contraddizioni. C'è al governo una coalizione
di estrema destra, però fanno un sacco di gay pride, per dirne una, no? Per cui Israele è un paese estremamente contraddittorio, contraddittorio alla sua società, eccetera. E in queste contraddizioni ci sono anche delle anomalie positive, che sono appunto gli ebrei antisionisti, che dicono: noi siamo ebrei, vogliamo pregare liberamente, però non vogliamo rubare la terra ad altri. Per cui Sono c'è un pochi futuro. però, Sono sono pochi, pochi, e lo so, la pochissimi. maggioranza oggi è, purtroppo questo va detto, con Netanyahu e con partiti che sono ancora più nazionalisti del Likud, che partiti che se andassero al potere in Europa con quella piattaforma lì verrebbero definiti come una sorta di, non so, agghiacciante ripetizione del nazionalismo estremo degli anni del secolo scorso. Eppure lì vanno bene. Ma perché vanno bene? Perché sono alleati dei neocon americani. Uno. Due, sono molto liberisti in economia, no? Per dire le ingiustizie, proprio partiti ingiusti. Sono nazionalisti in politica, culturale e liberisti in economia. Mamma mia, ma che roba! Eppure sono considerate forze politiche normalissime, ma io parlo proprio di quelle che hanno vinto le ultime elezioni, no? E dire questo, però, è essere antisemita. Ma rendiamoci conto, se io faccio una critica ai partiti politici israeliani, che sono nazionalisti in politica estera e in politica culturale, e liberisti in economia, sono antisemita. Ma guarda un po'. È una contraddizione assoluta e anzi, permettimi a questo proposito di chiarire un aspetto che sarebbe bene, proprio per non essere, farsi mettere la museruola davanti alla bocca ad ogni discussione. La gran parte della popolazione che vive in Israele, o almeno quella, la componente principale, è cosiddetta ashkenazita, no? Una, due componenti, tu lo dicevi prima, sefardita, ashkenazita, falashà, sono i neri, etiopi, eccetera. Ma gli ashkenaziti, c'è un dibattito molto, molto fervente, molto forte. Non hanno a loro stesso dire un'origine di tipo semita, nel senso che vengono dal centro Europa, dalla Kazaria cosiddetta, quindi non hanno neppure un ascendente semita, pur essendo lì coloro che brandiscono sempre la parola dell'antisemitismo per chiudere la bocca a tutti quanti coloro che criticano le politiche di Israele. Quindi c'è proprio un elemento veramente clamoroso anche di distorsione del dibattito pubblico, però sotto questa eterna cauzione di venire bollati come antisemiti e quindi in quanto tali non persone nel dibattito civile. Infatti, quelli che hanno origine più così riconoscibile come semita sono i sefarditi, che sono quelli che arrivano dalla Spagna, Sì, o tendenzialmente. Nord Africa, insomma, Sì. tutte quelle componenti. Però vabbè, il mainstream è fatto così, deve sempre continuamente additare un nemico per giustificare l'ingiustificabile, poi alla fine lo fanno Però apposta. noi diciamolo, diciamolo e specifichiamolo Certo. per non essere messi col bavaglio ogni volta che cerchiamo di fare un ragionamento pacato, ma anche approfondito su quei territori che Ma appunto. sostanzialmente ormai sei proclamato antisemita se parli di stato di diritto in cui tutti possano vivere in pace pregando il loro Dio e facendo della religione l'uso pubblico e privato che la legge prevede, no? Non fare della religione un'arma di guerra, ma fare della religione una sorta di culto per se stessi, anche di espressione pubblica di una fede, ecco, ma però è già dire che sei antisemita, perché oggi se critichi la possibile invasione di Gaza e la già attuata campagna di bombardamenti, mi si permetta, criminali, e il fatto che queste persone siano fatte morire di fame e di sete, cioè tagliamo, perché poi diciamo, ma adesso gli hanno ridato l'acqua, il cazzo gli hanno ridato l'acqua. Sì, ti ridò l'acqua, ma intanto ti ho bombardato tutte le condotte idriche, per cui l'acqua che ti ridò non è potabile. Certo. Perché è acqua che sta in condutture che sono state profondamente danneggiate, e piena di metalli. E bevitela, ma gliela facciano bere a Netanyahu quell'acqua lì, la facciano bere a Biden. No, è qualcosa di davvero incredibile, difficile da descrivere, talmente il carico di disumanità in quel territorio, quello che sta avvenendo e la situazione che, ahimè, verosimilmente No, ma andremo
andremo a vedere purtroppo da qui ai prossimi Ma tempi. rendiamoci conto che ci sono dei giornalisti in televisione in Italia che hanno detto che hanno fatto bene a tagliargli l'acqua, farli morire di fame, eccetera. E adesso ci sono dei giornalisti che dicono: vabbè, ma adesso l'acqua gliel'ha ridata. Ma se la bevano loro quell'acqua lì, se, scommetti che non se la berrebbero? Quanto Figuriamoci. scommettiamo che i giornalisti italiani strapagati su suon di milioni per tenere bordone alla causa degli oppressori, scommettiamo che non se la berrebbero quell'acqua lì? Anche se gliel'ha ridata. Purtroppo lo sappiamo bene, Paolo, come si muove il giornalismo italiano, l'abbiamo subito sulla nostra pelle negli ultimi anni e sappiamo bene che queste persone che parlano di esseri umani, di milioni, di una popolazione intera, non tratterebbero neppure il loro cane nella maniera in cui stanno trattando ora i palestinesi e in prospettiva a scenari ancora più gravi di quelli che vedremo. Ebbene, Paolo, siamo già oltre la mezz'ora. Abbiamo parlato, credo, di alcuni punti interessanti. Direi a questo punto che potremmo eventualmente ragionare in una prossima, e credo che purtroppo ci saranno i motivi per farlo da qui in avanti, cercare di vedere anche altri sviluppi della situazione. Certo, grazie. Grazie Paolo, abbiamo messo a fuoco tutta una serie di questioni importanti. Grazie per averci seguiti, grazie per il sostegno che ci date. Ci rivediamo molto presto e un saluto a tutti. Grazie.